Bentrovati in aggiornamento con il TG di Trebi Meteo. Coraggiosa la perturbazione che in queste ore sta interessando alcune zone delle nostre regioni settentrionali. Insomma, dopo tanto ritroviamo delle perturbazioni sul bacino del Mediterraneo. L'alta pressione di fatti in questi giorni è veramente fortissima e non riesce a far passare le perturbazioni da ovest verso Levante, verso anche il nostro centro-sud. Però appunto, come dicevo, il satellite ci mostra questa debole perturbazione che sta causando un po' di nubi al nord e nelle prossime ore qualche piovasco, non mancherà alta Lombardia, alto nord-est, ma subito ritorna l'alta pressione. Andiamo a vederlo con la prossima grafica, perché la giornata di martedì vedrà via via nuovamente un rinforzo di un campo di alta pressione dalla penisola iberica verso le nostre regioni. Quindi insomma, martedì e mercoledì, due giornate nel complesso buone, non troviamo i colori blu, indici di precipitazioni, figuriamoci il bianco, indice della neve. Però mercoledì poi, a partire dalla serata, si rifà viva una nuova perturbazione da ovest. Insomma, nei prossimi giorni attenzione, perché nuovamente l'Atlantico cerca di fare la voce grossa. Ci riuscirà? Intanto guardiamo la tendenza appunto per mercoledì, che vede dalla serata un guasto del tempo al nord-ovest, in trasferimento durante la giornata di giovedì anche sul nord-est. Si tratta comunque di piogge veloci, passeggere, però insomma un po' di pioggia almeno bagnerà il nostro settentrione. Al centro-sud invece clima mite, un po' di variabilità, ma qui non segnaliamo precipitazioni. Guardiamo le temperature, perché saranno veramente gradevoli. Nel corso di martedì potremo oscillare quasi su un po' tutta la nostra penisola tra 15 e 19 gradi, valori oltre le medie del periodo, poco hanno a che vedere con fine inverno, anzi siamo con valori da piena primavera. Infine uno sguardo a quello che potrebbe succedere nel lungo, dopo il 12 marzo. Vi dicevo, alta pressione che nei prossimi giorni sarà un pochino meno forte, verrà attaccata nuovamente dall'Atlantico. Vedremo come finirà questo scontro. Aggiornamenti sull'app gratuita di Trebi Meteo, visitate il nostro sito web.